100 video. Questo è il video numero 100, il mio video numero 100. E oggi giro una puntata per dirti perché anche tu dovresti fare 100 video. Ti dirò anche perché non mi fermerò oltre i 100 video. E ti dirò perché tu non devi fermarti neanche dopo i 100 video. Questa cosa ti fa paura? Ti preoccupa? Dici, oh mio Dio, come farò mai? Beh, sappi che sono gli stessi, identici, che pensieri che ho fatto io 2 anni fa. Perché ti parlo di tutto questo? Perché io sono il modellista dei siti del web e con la nostra azienda ci occupiamo di aiutare imprenditori e imprenditrici ad aumentare il fatturato, l'utile e il volume del proprio business con l'applicazione del metodo comunicazione su misura. E questo è il canale dei siti del web. Ciao imprenditore, ciao imprenditrice, 100 video, no, sto festeggiando, voglio farlo con te, ma voglio farlo dandoti qualcosa di estremamente utile. Prima permettimi di dire che in realtà non sono 100, sono un bel po' di più, ma 100 sono i video, questo è il mio video numero 100 che faccio da solo nel mio ufficio dove lavoro, senza nessuno che mi aiuta, nessuno che mi imposta le luci, nessuno che mi prepara i testi, nessuno che mi dice di cosa devo parlare. E come si fa? E perché dovresti farlo anche tu? Allora, guardiamo insieme le cose. Partiamo dalla notizia più importante, che è, sì, dovresti fare 100 video, ma dovresti farne più di 100, dovresti farne 200, 300, 1000. E come si fa a fare 1000 video? Quante cose devi dire in 1000 video? Come fai a non ripeterti in 1000 video? Come fai a non risultare noioso con 100 video? E poi, perché? Una volta che tu hai costruito dei contenuti da mettere online, hai fatto degli articoli blog, hai fatto dei post sui social, hai fatto una rivista online, hai fatto un video, due, tre, quello che dovevi dire l'hai detto, le persone li guarderanno e grazie a quelli decideranno di acquistare da te. Attenzione, questo principio non è sbagliato. Realizzare contenuti per il web è fondamentale per la tua azienda, è una cosa molto bella, è che i contenuti sul web rimangono per sempre. Quindi ho dei video realizzati 1 anno e mezzo fa che ancora oggi mi portano clienti. Quindi anche tu puoi realizzare 1, 2, 3 video, magari fatti molto bene, farli girare. E come forse avrai visto, noi siti del web facciamo la stessa cosa, abbiamo alcuni video realizzati con regia, storyboard, tutto quello che serve per fare dei video di un certo tipo, e poi abbiamo numerosissimi video fatti in questo modo, da solo. Sembra facile? Non parliamo di questo oggi, ma non è esattamente una passeggiata, ma come tutto si impara, no? E a cosa servono questi 100 video una volta che ne hai fatti 2 o 3 buoni? Mi spiego. Le persone non comprano se non si fidano. Non comprano se non si fidano, a meno che non siano obbligate. Tipo, devi fare l'assicurazione auto, puoi comprare anche se non ti fidi. E cosa fai? Vai su quei siti di comparazione, vai a comprare quella che costa meno. Devi andare a mangiare a pranzo in un ristorante perché sei fuori per lavoro e ti fermi al primo ristorante che trovi. Non è una scelta che hai fatto basata sulla fiducia, l'hai fatta perché eri in strada. Non prenderai il piatto super, prenderai quello un po' più, fai una cosa veloce e te ne vai. Quando invece devi fare un acquisto che per te ha un valore, quindi devi portare a cena un amico, un'amica o un partner, non sceglierai un ristorante qualunque, ma andrai a scegliere un ristorante su cui hai una percezione di fiducia, cioè ti faranno mangiare bene, ti tratteranno bene. Devi comprare un'auto e vai a comprare l'auto che ti fa sentire sicuro nell'obiettivo che hai, quindi un'auto familiare, un'auto che ti serve per lavoro, un'auto che ti serve per spostamenti cittadini a Bologna con limite dei 30. E in base a qual è il tuo obiettivo farai ricerche online per trovare l'azienda che risponda al meglio al tuo specifico problema o al tuo specifico desiderio.
Ecco, allora immagina questa cosa, che tu vuoi acquistare o il tuo cliente vuole acquistare un prodotto o servizio che vendi. Va online e vede i tuoi materiali e gli piacciono, quindi va a leggersi quello che c'è sul tuo profilo, poi dal tuo profilo Instagram o Facebook va a vedere il tuo sito e si legge cose sul tuo sito, poi ti va a cercare su YouTube. YouTube è il secondo canale di ricerca e informazioni al mondo, dopo Google, cioè non c'è Yahoo dopo Google, no, c'è YouTube. Le persone per comprare una lavatrice vanno su YouTube. È assurdo? Tu non lo fai? Ma la maggior parte della gente lo fa. Io non lo faccio, ma la maggior parte della gente sì. E quando tu devi vendere, devi cercare i tuoi clienti, devi andarli a prendere dove stanno, e stanno anche su YouTube. Allora poniamo quindi che ti abbiano trovato su Instagram, poi siano andati sul tuo sito e poi siano andati sul tuo canale YouTube. E sul tuo canale YouTube, perché sei bravo o brava, hai realizzato dei video ben fatti. Ne hai fatti uno, due, tre, magari due anni fa, un anno fa. E quel potenziale cliente va lì e li guarda. E li guarda perché sta pensando seriamente di comprare da te. E tu in questi due, tre video hai dato delle informazioni utili. E nella tua percezione le hai date tutte. Ma non sai esattamente cosa si sta chiedendo quel cliente in quel momento. E quante domande può farti un cliente sul tuo prodotto o servizio? Un'infinità. Ti può chiedere dalle cose più banali e ovvie, che per te sembrano così scontate e pensi che nessuno dovrebbe mai nemmeno chiedertele, oppure potrebbe farti domande più complesse, più articolate, dove c'è bisogno di risposte più complesse, più articolate, magari più difficili. E tu hai realizzato questi contenuti, lui li ha guardati, ha trovato le risposte che gli hai dato, ma non le altre. Non le risposte alle altre domande, quindi cosa fa? Va su Google e digita la sua domandina. Va sui social e si becca le sponsorizzate dei tuoi concorrenti, che gli piaccia o meno, perché avendo visto i tuoi materiali è stato targetizzato e secondo l'algoritmo a quella persona interessa quel prodotto o servizio che vendi tu, e quindi gli fa vedere la concorrenza. Quindi se tu non gli hai dato tutte le risposte, le andrà a cercare da qualcun altro. Quando questa cosa non succede? Quando non solo gli dai tutte le risposte, ma gliele dai con una grande continuità e gli dai la percezione, la sensazione, o meglio, la certezza che se oggi non gli hai ancora dato quella risposta, gliela potrai dare domani. E tu potrai dirmi, e io dove li trovo tutti sti argomenti? Cioè, non ci arrivo a 100 video, io ho fatto 100 video di 15-20 minuti, come fai ad avere così tanti argomenti? E qui viene il segreto. Gli argomenti non me li invento io. Io quasi mai decido in autonomia qual è l'argomento della puntata che girerò. Me lo dicono i miei clienti. Me lo dicono come? Me lo dicono sui social, facendo commenti ai miei video. Me lo dicono su YouTube, facendo commenti ai miei video. Ma poi me lo scrivono via mail, in cui mi fanno domande, perché noi proponiamo continuamente ai clienti di chiederci cose. Ma non solo, me lo dicono nella relazione uno a uno, quando sono miei clienti o si stanno approcciando a essere miei clienti con una consulenza su misura. Stanno valutando e mi fanno una serie di domande che io mi segno su un taccuino, perché io ho sta fissa che devo scrivere a mano, e poi appena posso mi organizzo e rispondo. E perché rispondo con una puntata pubblica che rimane online per sempre a una domanda che mi ha fatto uno? Questa è una cosa importantissima da capire. Il cliente mediamente è silenzioso. Il cliente non è che va sul tuo sito, cerca delle risposte, sono a 10 domande, tu rispondi a 6 e allora ti scrive le altre 4. Il cliente non te le scrive, se le va a cercare sui social, se le va a cercare su Google le risposte. Non ti chiama, non ti scrive, va su Google, perché Google, lo sappiamo, risponde a qualunque cosa. E nel mentre che fa questa ricerca te lo sei perso, sta andando da qualcun altro. La differenza è quando le risposte a quelle domande le può avere tutte da te, tutte. E quando un cliente mi fa una domanda che io non ho mai sentito da altri, io ho superato le 400 rotte, credo di essere quasi a 500 consulenze erogate. E tu dirai, su 500 imprenditori uno ti ha fatto una domanda, perché la domanda è importante,
Attenzione, quella domanda era importante per lui, abbastanza da farmela. Ma gli altri 499 o gli altri 10.000 che mi stanno guardando online, me la farebbero mai dal vivo? No, se la tengono in testa, è una domanda, se la tengono qui io rispondo. E rispondo per tutti quelli che ancora non hanno fatto il passo che li porta a chiedermi direttamente la risposta. Perché? Perché voglio evitare che vadano a cercarsela su Google. Voglio evitare che vengano intercettati o intercettate da altre aziende che fanno il mio lavoro più o meno. Non parliamo delle web agency oggi perché sono già abbastanza nervoso su questo argomento. Via, se non mi si rovina la puntata. Perché questa è una puntata di festeggiamento. E condivido questo festeggiamento con te per dirti che si può fare. Si può fare innanzitutto perché gli argomenti non finiscono mai, e se tu mi vieni a dire che non hai 100 argomenti per la tua azienda, io ti rispondo no, è vero, non ne hai 100, ne hai 1000, ne hai 2000, ne hai 10.000, non finiscono mai. Tu sei esperto del tuo settore, il tuo cliente no, non sa niente e sta cercando quelle informazioni. Se dai per scontato che se le debba trovare da solo, le troverà, ma da qualcun altro. Ma non è solo questo che voglio dirti. Voglio dirti che per fare 100 puntate bisogna fare la prima, anche quando è difficile, la seconda, anche quando è difficile, la terza, anche quando è difficile. Ti dirò, la numero 100 non è tanto più facile. È un impegno importante, non è una passeggiata, e ha un enorme valore per la tua azienda, qualunque cosa vendi. Però vedi, in Italia siamo bravi a dire no, devo avere il negozio bello, pulito, chiamo la donna delle pulizie. Devo avere le luci tutte funzionanti, non ci deve essere quella che balla, chiamo l'elettricista. Devo avere i conti sotto controllo, pago il commercialista. Devo fare l'insegna, vado a pagare la tassa per l'insegna, perché l'insegna la voglio, deve essere bella, grande e luminosa, la gente passando in strada deve vedermi, deve vedere l'insegna, la vetrofania. Tutte cose giuste. Ma poi quando ti dico, oh, c'hai da sbatterti a creare dei contenuti, mi dici, no, non ce la faccio. Non è vero che non ce la fai. Perché posso dirti lo stesso, passato due anni, a dire al sarto, non ce la faccio, non so fare i video. E continuo a dirti non so fare i video, perché non è il mio lavoro fare i video. Allora, vengo qua e dico quello che penso e rispondo alle domande. Mi viene bene, mi viene male, lo decideranno i miei clienti, non io. Non decidi tu se i tuoi contenuti sono buoni, te lo dice la risposta del pubblico. Ma se tu adesso stai pensando non ho tempo, non ho modo, non ce la faccio, non lo posso fare, perché però il tuo negozio è pulito? Perché il commercialista lo paghi? Il concetto è che le cose hanno il valore che tu gli dai. E se per te la produzione di contenuti, poi adesso stiamo parlando di video, ma possono essere podcast, possono essere post, possono essere articoli blog, possono essere libri, riviste online, riviste cartacee, possiamo andare avanti quanto vogliamo, c'è una quantità di variabili infinita quando parliamo di contenuti. Ma se tu non li stai facendo, la scusa che non hai tempo non regge. L'unica spiegazione è che non gli hai dato la giusta importanza, e magari non gli hai dato la giusta importanza perché ne hai fatti 3 e hai detto non mi hanno portato clienti. No, 3 non ti portano clienti, te ne porta qualcuno, no? Ma poi devi continuare, devi essere presente, devi essere attivo, devi far vedere al tuo cliente che tu ci sei, e non solo, devi mostrare al cliente i tuoi valori. Ti garantisco che quando fai 100 video non puoi mentire. Cioè, a meno che il tuo lavoro non sia fare l'attore di professione e qualcuno ti dà dei testi, tu non puoi mentire, viene fuori quello che sei. E se tu hai seguito le mie puntate, magari tutti e 100, mi conosci perfettamente. E quando ci vedremo in consulenza, saprai già di me molto di più di quello che io so di te. E se fai questo passaggio e arrivi in consulenza, vuol dire che già mi conosci, già di me in parte un po' ti fidi. Perché? Perché io ti ho espresso come la penso. Ti ho detto tutto quello che penso. Ovviamente del mio lavoro, non abbiamo mai parlato di calcio, non è che è argomento da trattare, qui parliamo di comunicazione online, tu vendi scarpe, e parla di scarpe, vendi, hai un ristorante, ma fai i video del ristorante, fai vedere come cucini, oh mio Dio mi copriranno la cucina, le ho sentite tutte queste cose, fai l'avvocato, racconta cosa vuol dire fare l'avvocato, com'è. Quali sono i problemi che si ha durante una causa e come tu li risolvi? Quante cose puoi raccontare e non regge?
il fatto che tu non abbia tempo e modo. Regge solo il fatto che tu abbia bisogno di scuse per giustificare il fatto che non lo stai facendo, ma lo stanno facendo i tuoi concorrenti e se non hanno già iniziato, inizieranno tra poco. E poi tu cosa fai? Vai a fare le Google Ads. Mamma mia, quanti mi chiamano, faccio le Google Ads, non arrivano clienti. Dove vanno le Google Ads? Vanno su un sito statico, che l'ultima che è stato fatto 2 anni fa non hai mai aggiunto una parola, che secondo Google vale quello che vale perché non lo aggiorni mai, ma secondo il tuo cliente è uguale, vuole informazioni, va sul blog, l'ultimo articolo è del 23 settembre 2017, perché dovrebbe darti ascolto. E allora cosa fai? Vai online, fai le Google Ads, dici io le ho fatti 2 video, le ho fatti 2 articoli blog, ma i clienti non arrivano. Vai a vedere cosa fa la concorrenza che lavora bene. Quanto stanno dietro al cliente a coccolarlo prima che arrivi, a dargli informazioni di valore e gratuite. Allora, solo quando l'avrai fatto anche tu per 1 anno, per 2 anni, potrai dire non funziona. Ma sai cosa ti dico? Che non ho ancora visto né con i miei occhi né negli studi che ho fatto o che fa il sarto continuamente mi racconta tutto, non c'è una azienda al mondo che abbia fatto un ottimo lavoro di produzione di contenuti e non sia diventata ricca. Quindi non è vero che per te non vale, e non è vero che non hai tempo. La realtà è che non gli hai dato ancora la giusta importanza e hai la pretesa che il tuo business possa funzionare senza queste cose. E non so da dove ti viene questa pretesa, perché è una fantasia. Ma voglio darti anche una soluzione. Non ce la fai a fare queste cose da solo? Ti viene veramente troppo difficile, hai paura, pensi di non riuscire ad andare avanti, tutte cose che io personalmente conosco, le ho viste tutte dal primo giorno, prima del primo video avevo paura a farli, dopo il primo video avevo paura a continuare e continuamente penso come farò ad andare avanti sempre, finirò gli argomenti, poi lo so che non è vero, perché continuate a darmeli voi, continuano a darmeli i miei ascoltatori, le persone che sui social, su YouTube ci seguono. Come fai se non ti riesce? Non preoccuparti. Ci sono i sarti del web. Vai su sartidelweb.it/tutor, richiedi una consulenza gratuita e senza impegno e ti diremo, noi in consulenza, qual è la formula giusta per te. E se hai seguito la puntata fino a qui te lo posso dire. Non è detto che ti servano davvero 100 video, magari te ne servono molti meno. Ma questa informazione l'ho voluta tenere solo per chi è arrivato a seguire la puntata fino a qui, perché se sei arrivato fino a qui vuol dire che veramente hai capito in che direzione sta andando il mercato e non hai intenzione di starne fuori e farti tagliare fuori, farti chiudere, farti fallire. E anzi, vuoi cavalcare l'onda del mercato e andare sempre più in alto. Se sei in questa condizione, vai su sartidelweb.it/tutor e contattaci subito, perché abbiamo delle cose meravigliose da dirti. Quindi grazie di aver seguito fino qui e di aver festeggiato con me le mie 100 puntate. Se vuoi saperne di più vai su sartidelweb.it oppure cercaci sul social che usi di più o sul canale podcast che preferisci o sul nostro canale YouTube, un po' dappertutto, perché è così che oggi si aumenta il fatturato delle aziende. Buon lavoro, buona produzione contenuti e buona comunicazione online. 100, 100, 100.